Ciao a tutti dal vostro vice amico e benvenuti nella prima recensione dell'anno 2014 e che sarà su un film che non ho mai intaccato finora. Un genere, o meglio dire, un genere di film che non ho mai intaccato, che è il genere anime movie. E l'anime movie in questione di oggi è questo, Kenny Guerriero il film, che è un lungometraggio giapponese prodotto da Tokei Animation, ispirato alla serie di Kenny Guerriero, uscito nelle sale giapponesi l'8 marzo del 1986, mentre in Italia venne distribuito direttamente in VHS nel 1993 da Granata Press. L'edizione italiana presenta un cast diverso rispetto a quello usato nella serie televisiva, ad eccezione della sola e unica voce che è quella di Bart. Dopo che la Yamato Video ne ha acquistato i diritti, viene proiettato in anteprima alla Lucca Comics il 30 ottobre del 2008 e in versione rimasterizzata, con il doppiaggio storico però, mentre la distribuzione in DVD è stata nel 14 dicembre, sempre lo stesso anno, 2008. Il 31 dicembre 2011 è andato in onda su Manga, canale di Sky Italia. Il budget stimato, quindi non si sa per certo, si aggira intorno ai 1 miliardo e 800 milioni di yen giapponesi, che sarebbero circa 18 milioni di dollari, che non è poco. La pellicola è caratterizzata da una forte dose di violenza e splatter, che ha portato alcune edizioni estere a censurare il film con vari effetti grafici. Inoltre, vi è un'interazione fondamentale tra la piccola Lynn e Raoul. Una cosa che ha fatto storcere il naso a molti fan dell'anime, e anche di questo anime movie, è il doppiaggio. Il doppiaggio italiano è stato offerto, in questo caso, in questo film, a Roma, nello studio della compagnia realizzazioni cinetelevisive, con alla direzione, all'adattamento dei dialoghi di Giuseppe Gargiulio e Alessandro Biancone come assistente. In modo particolare le voci, però, onestamente a me mi piacevano sia quelle dell'anime che a quelle anche quelle di questo anime movie. A molti invece non è piaciuto, e qua non ho capito il perché. Sommato, io penso sia accettabile. C'è di peggio i doppiaggi, vero? Andiamo avanti. Alcune fonti, come quelle dei crediti della VHS, riportano come doppiatori italiani Lirei, Jagger e Raul, Gabriele Camarra nel primo, Tony Orlandi nel secondo e Francesco Caruso per il terzo. Ma per chi ha visto il film e seguito la serie è facile riconoscere la voce di Marcello Mandò in Joker nella serie animata. Francesco Caruso in Ray e Goffredo Matassi su Raul. Sono contento di questo duello perché ti ho odiato per tutta la vita. È per questo che ti sei fatto chiamare Ken, disonorandomi con le azioni più vili? Io uccido chiunque mi manchi di rispetto e non ho pietà per nessuno. D'altronde, perché dovrei averne? Io ho sofferto più di ogni altro al mondo. Guarda come sono ridotto! E ogni volta che mi guardo allo specchio, il mio odio verso di te aumenta, Ken. Jackie, perché non mi hai ucciso quella volta allora? Perché hai preferito gettarmi nel burrone? Perché il nostro fratello maggiore Raul mi ha detto di fare così. È stato Raul. Certo, non mi sarebbe affatto dispiaciuto se tu fossi morto in quella circostanza, ma dal momento che sei ancora in vita, provvederò ora a mandarti all'inferno. Non sono più il Jagi che tu conoscevi. Vieni. Colpo assoluto di Hokuto. Voglio vedere come farai ad evitare la mia velocità. Ma come ci sei riuscito? Non posso crederci.
Prendi la pistola, ti servirà. Ma anche così non riuscirai ad uccidermi. Credi che mi vergogni? Devo vincere con qualsiasi mezzo. Ho colpito un tuo punto segreto. Lascia andare quella pistola, altrimenti finirai per farti fuori da solo. Non sei cambiato. Sempre la stessa sicurezza. Lo stesso disprezzo per gli avversari. Eppure hai ancora un sacco di cose da imparare. La benzina è sempre stata una mia fedele alleata. Vedi? Le fiamme si dirigono verso di te e fra pochi minuti morirai bruciato. Forse non hai ancora capito. Sei tu quello che morirà. Parla pure, tanto sarò io a divertirmi vedendoti bruciare lentamente. Ma prima che tu muoia voglio dirti una cosa che ti interesserà sapere. Sarà una novità per te e riguarda Shin e Julia. Sono stato io a suggerire a Shin di portartela via, Ken. Cosa? Ti odiavo con tutte le mie forze perché eri diventato il successore della divina scuola di Okuto e avevi l'amore di Julia. Così approfittai del fatto che Shin era innamorato di lei e lo spinsi a compiere il passo che mi interessava. Shin, non devi arrenderti. Sai bene che Kenshiro ha l'animo troppo generoso e che è un debole. Non potrebbe mai proteggere Julia in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo. Lei dovrebbe avere accanto un uomo diverso da Ken. Ascoltami, non c'è bisogno che te lo dica, ma quell'uomo sei tu, Shin. Tu sei la persona che può renderla felice. E poi Julia è di Nanto. Portala via, portala via, portala via! Quindi è tutta colpa tua? Certo, ora finalmente ti renderai conto di quanto sono furbo. Non c'è uomo al mondo più furbo di tuo fratello. Che te ne pare? Come ti senti? È umiliante, no? Io e Shin siamo stati allevati come fratelli. Non poteva essere impazzito. Mi ha preso Julia perché l'ha convinto lui. Avanti, ammettilo. Sono io che merito di diventare il successore della divina scuola di Okuto! Ma che succede? Non riesco a crederci. Non è possibile. Quest'uomo è un demonio! Un demonio! Prendi questo, maledetto! Ha dimenticato totalmente le regole di Okuto. Questi sono combattimenti. No! Oh, no, non voglio morire! Dove sta vivendo Julia? Si sono stabiliti a Croce del Sud, non molto distante da qui. Aiuto! Mi dispiace. Ormai non c'è più niente da fare. Il tuo corpo esploderà entro una quindicina di secondi. Julia non ama te, ama Shin, perciò è inutile che cerchi di metterti in contatto con lei. E sei stato sconfitto anche su un'altra linea, Ken. La divina scuola di Okuto è mia. Me l'ha concessa nostro fratello Raul. Ripeti con me, Jagi è il successore della divina scuola di Okuto. Julia, Shin, il fratello Raul. Adoro i combattimenti che fa vedere Ken. Ti prendono in un modo incredibile. Io penso che molti anime e manga di oggi dovrebbero imparare molto da Ken. Soprattutto per le trame e per i personaggi, che ormai penso che anche nel mondo degli anime non c'è più fantasia. Anche così come per tante cose, come per i film, in generale, sta calando un po' la fantasia. È una cosa che mi spiace.
Rispondimi. Voglio una risposta, essere onnipotente. Il mio obiettivo è governare il mondo. Io, diavolo, chiunque tu sia, non devi intralciarmi. E se deciderai di farlo, sarai costretto a combattere con me. Cattivo che ti piace, però devo dire. Ti ho già visto! Come ti chiami? Parla! Non ricordi? Io sono Rei. Sono quello dell'uccello d'acqua di Nanto. Questo travestimento che esalta tratti femminei ha sempre attratto i piccoli pesciolini come te. Gli uomini inutili della tua risma possono fare una sola cosa buona nella vita. Portarmi del cibo senza che nemmeno io glielo chieda. Io ti ammazzerò! Ehi, dimentichi queste. Le mie braccia, maledetto! E ora, ascolta. Tu per caso non conosci l'uomo dalle sette ferite? Devo dire che la prima volta che ho visto questo film ero contentissimo di vederlo. Rei è particolare come personaggio perché è l'uomo nato sotto il segno della stella del dovere, il successore dell'uccello d'acqua di Nanto. Lin, questa volta sbagli. E comunque non posso sottrarmi. Questa è l'unica maniera che ho per poter ripagare Ken. Avanti, Raul. Una nuova era si sta per aprire. Oh, nel mondo si aprono e si chiudono sempre nuove ere. Ma l'avvento di quella di cui stai parlando tu dovrà attendere ancora a lungo, non lo credi, Rei? No, sono di opinione contraria. Preparati a morire, Raul. Come vuoi. Probabilmente nel mio destino c'è scritto che devo battermi con te. Io sono pronto. Smonta da quel cavallo. Muoviti! Mi diverte che tu abbia la folle audacia di darmi degli ordini nella condizione in cui sei. Ma se vuoi vederli eseguiti, dovrai provvedere tu stesso. Io non scenderò dal mio cavallo. Facciamola finita una volta per tutte! Thank you.
È arrivata la tua fine, Raul. Morirai per la mia gloria! Aspettavo. Tu sei l'incarnazione del male. Lei... Raul... Non rivolgerti mai più a me chiamandomi Raul, fratellino. Io sono il conquistatore di fine secolo. Sono un eroe leggendario. Il re di Hokuto. Kenshiro, se vuoi riavere Giulia, dovrai uccidermi. Aspetta, Kenshiro! Rei! Ken, se ti batterai con lui, morirai. I tuoi colpi e i suoi colpi sono identici. Non può esserci un vincitore in questa contesa. Se vi scontrerete, morirete entrambi. Io sto per morire, Kenshiro, ma non ha importanza. Era il mio destino. Tu, invece, devi sopravvivere. Perché se morirai, tutti i nostri sforzi saranno stati vani. Sei tu che devi costruire la nuova era. Lynn, Bart, Giulia, hanno bisogno di te. Tu devi vivere per tutti quanti. Kenshiro, non puoi morire. Rei! A me ha messo una grande tristezza vedere la morte di Rei in quel modo contro Raul. Non so voi, alcune scene adesso le ho fatte così accozzate perché voglio che ve lo andate a guardare. Io vi lancio una lezione: chi non si è visto questo film, questo anime movie, deve crepare, perché vuol dire che non ha mai visto un film anime fatto così bene, ragazzi, perché è bellissimo. Io ancora oggi lo guardo, che è il guerriero, la serie lo guardo ancora oggi per farvi capire. I manga sono sopra qui. Non si vedono, peccato, perché è troppo completa. Con questo io termino, vi saluto e vi ringrazio ancora per i 96 iscritti, ormai siete veramente, veramente tanti, e vi do appuntamento alla prossima recensione. Saluti dal vostro vicino.